Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi venderemo le auto dei civili, queste qua dei clienti, due volte allo stesso tempo. Quindi in una vendita raga andremo a venderle sia manualmente sia passivamente perché venderà anche il membro dello staff mentre noi stiamo vendendo la macchina. Quindi ve la preparate raga e una volta che ve la preparate siamo pronti. Guardate intanto che cosa strana all'epoca raga quando uscì il primo car to service mi si buggò la targa di Qfly. Quindi, una volta arrivati a questo punto, confermiamo, raga, e saremo in questo slot. Noi dobbiamo comprare consegna il veicolo e anche fai consegnare il veicolo personale. Quindi, clicchiamo una volta A o X se giochiamo da PS, e poi subito dopo freccia giù e di nuovo X. Ascoltate bene, ve lo faccio rivedere. Quindi, come avete sentito il rumorino, raga, si sente proprio che selezioniamo lo slot, scendiamo e lo riselezioniamo anche se noi non lo stiamo vedendo. La conferma sarà questa, che in alto a sinistra ci sarà scritto: ti contatterà 60 per il pagamento dell'auto consegnata dallo staff, ragazzi, al cliente. Quindi a questo punto andiamo a consegnare l'auto. E una volta che arriveremo ci darà il pagamento, ragazzi, della vettura consegnata da noi. E poi dopo 5 minuti, come al solito, raga, 10 a seconda di come gli va GTA, ci arriverà anche il pagamento della macchina consegnata dallo staff. Ci sono gli RP per 3, per 2, ragazzi, nell'autofficina e soprattutto in LS autoraduno. Quindi farete un sacco di reputazione se volete sbloccare le tute e varie cose di AU. Quindi spero che il glitch vi sia piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Stavix, supportate il canale, abbonatevi e alla prossima, bella regà, sbadabam. Hello. Pa-pa-pambi.